Ciao popolo Lega Nerd, sono al Bologna al Biografilm Festival, festival del cinema biografico, ma non solo, questa 13ª edizione c'è anche tantissima musica. In questo caso parliamo di grande musica con un artista molto importante che è Enzo Avitabile. Enzo Avitabile ha abbracciato moltissimi artisti della musica internazionale italiana, ma anche il cinema, e in questo caso il cinema di Jonathan Demme, che l'ha usato un po' come sua musa ispiratrice. Qui al Biografilm lo abbiamo intervistato, abbiamo fatto una bellissima conversazione, un omaggio a Jonathan Demme, ma anche su quello che è stato il suo lavoro sul film Indivisibili, e gli ha fruttato ben due David di Donatello e tantissime altre candidature, per esempio ai Nastri d'Argento. Se siete curiosi di sapere quello che ci ha raccontato, io vi consiglio di restare con me. Mi permetto anch'io di aprire l'intervista con una domanda che anzi vuole essere più un suo ricordo che ha di Jonathan Demme, di quando ha incontrato per la prima volta Jonathan Demme e quando le vostre strade si sono incrociate. Ma Jonathan, quando ho incontrato Jonathan, ricordo, diciamo, a parte quell'affettivo, no? Dopo aver scoperto che lui, diciamo, aveva scarabocchiato velocemente il nome, quando una radio aveva diffuso un brano mio con i Bottari, mi ha molto colpito questo suo interesse alla musica, alla mia musica, questa sua ricerca personale della mia musica, sulla mia musica. E poi dico anche la verità, insomma, io ho visto come coincidevano due grandi realtà, cioè l'uomo semplice con il genio, con la consapevolezza di essere, no, umile, ma un'umiltà che non si faceva umiliare. Quindi Jonathan era questo uomo umile che non potevi umiliare, perché nella sua grandezza riusciva a trasferirti questa grande consapevolezza. Io ricordo di una festa del cinema di Roma di qualche anno fa, in cui Jonathan Demme stava facendo un'intervista davanti a tutti quanti e gli dissero che c'era lei tra il pubblico, e lui con immensa gioia ha iniziato ad accoglierla, a gridare il suo nome. Com'era rapportarsi con Jonathan, che era così espansivo, aveva quindi questo modo di fare che è travolgente? Naturale, era un compagno di strada, come potrebbe essere, non lo so, Andrea Ragusi, il mio manager. È un rapporto, diciamo, familiare con Jonathan, così come poteva essere il mio amico d'infanzia del mio quartiere Marianella. Però nello stesso momento, ripeto, c'era questo rispetto da parte mia che nasceva da una consapevolezza della grandezza di Jonathan artista, di Jonathan uomo di cultura, di Jonathan uomo di comunicazione, e di Jonathan creatore di linguaggio, che sono quattro cose che sembrerebbero, sicuramente sono connesse, ma sono quattro elementi completamente diversi. Io mi permetto di definire la sua musica un viaggio, perché ha toccato tantissimi sfondi, tantissime terre, si è incrociata con grandissimi artisti a livello musicale, moltissime voci. Da questo viaggio lei che cosa ne ha trapelato, che cosa gli è rimasto di più? Un viaggio che continua, anzi, e adesso lo vediamo anche con Indivisibili. Che la musica è un elemento fortissimo che riesce ad ispirare un film e che riesce a farsi ispirare da un film. E che la musica riesce a riposizionare messaggi, argomenti, che di solito a noi sembrano scontati, come la pace, la fratellanza, la solidarietà, che trattati in maniera consueta rischiano di essere contagiati dal nemico storico che è la retorica. La musica riesce ad andare oltre la retorica, quindi emozionando, parlando da cuore a cuore, riesce a riposizionarti rispetto a temi e situazioni e a riviverle, e magari, chissà, alla musica segue l'azione. Potrebbe pure capitare una cosa del genere, che una musica ti cambi rispetto a qualcosa e ti crea un elemento evolutivo nella tua vita. Io chiudo proprio con Indivisibili. Lavorare Indivisibili, che è stato il suo primo film oltre a quello di Jonathan Demme, a livello di composizione, di creazione di una storia musicale, com'è stato? Facile, perché Edoardo De Angelis si è ispirato ad alcune mie musiche, e io ho riletto alcune mie musiche,
E poi l'altra parte, non dico non facile, ma più impegnativa, che è quella poi che sono le musiche che scrivi, quindi oltre alle canzoni che già forse erano preesistenti, ma che erano elementi, no, di ispirazione del film, poi c'è stata una musica che poi ha accompagnato, che poi è nata per le scene del film. Perché una colonna sonora come quella di Indivisibile è molto varia. Non ha né un tema conduttore, anche se ce l'ha, perché il tema della peste, per esempio, quello con il sax, è il tema conduttore. Però lo demolisci subito dopo, perché ti rendi conto che è una musica che costantemente ti viene, che tu non è che riesci a inscatolarla nel codice, diciamo, di quello che nell'immaginario collettivo è la musica per un film. Io non l'ho fatta di mestiere. L'ho fatta innanzitutto di istinto e di sentimento, e l'ho fatta chiaramente in comunione con un regista che comunque viveva la mia musica come un punto luce. Quindi ho ricambiato questo posizionamento e ho riutilizzato poi il film come mio punto luce per scrivere nuove cose. Perfetto, grazie mille. Grazie. 42 N-R-D.